una maglia in gol, lo zuccolillo per i capelli lunghi, sto corpo mi ha tradito, sto corpo mi fa, i femmina mi sento pure la gente, attrice lo teatro, il coscia fuori, una femmina importante, tutte le gambe. La prima cosa che sto facendo per qualsiasi produzione artistica è sopravvivere, quindi in questo periodo di improvvise sparizioni lavorative io mi ritrovo in questo limbo, però con la consapevolezza di saper suonare, di saper fare un mestiere che posso fare ovunque, in tutto il mondo, che è falegname. Per adesso mi allontanerò un po' dalla falegnameria perché voglio dare un po' di colpi duri al quello che è suonare in tutte le sue sfaccettature, tanto in un teatro, tanto per strada. E che sto facendo adesso? Adesso sto creando una nuova serie di contatti, e tra cui questa intervista è una di questi, che mi servirà per promuovere al meglio il disco che andrò registrando a novembre, che vedrà luce nel 2016. Però non posso permettermi di fare un disco, uscire e pretendere le serate, quindi so che in questo periodo storico della musica, soprattutto indipendente, il discorso disco, il discorso ufficio stampa, quanto anche il discorso videoclip, sono scesi molto più a un livello non un raggiungimento, che un obiettivo che uno deve raggiungere affinché la promozione vada al meglio, anche quello, ma in primis ci sta ancora di più stare per strade, nei locali e farsi conoscere, perché dà un buono spettacolo, che dà un buono show, quindi la gente non si annoia a sentire videoclip insulsi e live insulsi, oppure videoclip fatti benissimo che non hanno niente a che fare con la canzone, ma si appassiona ancora più al live. E in questo momento sto facendo degli appunti su queste canzoni in dialetto. E quindi in questo periodo io vorrei far uscire un singolo, fare un video su un test e un pezzo sul femminello, essere femminelli oggi a Napoli, e tantissimo, sto cercando di intessere più rapporti possibili. La scena napoletana è floridissima, la Napoli ha la possibilità di scendere prima di tutto da solo e da solo incontrare tante di quelle persone che possono stimolarti, anche semplicemente sedendoti, un po' come capita spesso un po' a tutti, e si trovi un sacco di persone che dicono "Madonna mia, è difficilissimo dare una serata", oppure "non sono cacchi di promuovere bene il mio disco" e bla bla bla, però ci sono anche tantissime realtà che al di là dell'aspetto monetario sono stimolanti se tu vuoi fare della creatività la tua vita. Mo, al di là che fare il professore, poi la sera hai la voglia di mettere una matita su un foglio e dipingere, oppure scrivere una partitura, oppure scendere con gli amici e suonare. A Napoli questo è molto possibile. Quindi è stimolante vivere a Napoli in quanto c'hai input dalla mattina alla sera. I Gentleman's Agreement è una band, un collettivo, perché non è mai stata una band con una formazione unica, un collettivo di grandi musicisti, per lo più molto giovani, che in 6 anni hanno fatto 4 dischi e hanno girato gran parte dell'Italia, sempre in maniera totalmente indipendente, facendo videoclip e quant'altro, uffici stampa e bla bla bla, però abbiamo sempre viaggiato con il pensiero di andarci a fare una vacanza, di stare 4 giorni, tanto 14, tanto 18, uno di seguito all'altro, in giro, guadagnare pochissimo. Molte volte mi rendo conto che sto in vacanza gratis quando sono, perché continuo a vedere posti, non sto fermo a casa e torno sempre con una 100 euro, una 200 euro, però la vita che faccio mi bastano molto. Può essere sbagliata da un punto di vista di marketing, ma adesso, all'età che ho, mi sento molto riposato, insomma. Soprattutto è riposato allo stesso tempo, perché i 20 km ti rompono in testa anche. E niente, con gente abbiamo fatto 4 album. Abbiamo sperimentato varie tipologie di generi musicali, non perché non sapevamo che cosa fare, ma perché gli ascolti nel tempo maturano, cambiano. E quindi ognuno è ciò che ascolta, come ognuno è ciò che legge, come ognuno è ciò che vede. E niente, ho scritto una 15ina di canzoni, provinate, controprovinate, con vari percussionisti. Ora stiamo addirittura d'arrivo con un bravo batterista, un contrabbasso. Abbiamo questo trio, che ovviamente verrà aggiunto da un punto di vista live da un sacco di altri strumenti, ma pochi, perché la sensazione che vorrei dare in questo disco è una sorta di come se Nino Rota abitasse all'interno di quartieri spagnoli, quindi un po' feliniano, un po' fumoso, un po' anche tipo, come è possibile che c'è un cavallo che passa nei quartieri spagnoli, come è possibile che c'è una piscina pure nella base di spaccio, insomma, sono queste cose che sono davvero
cinematograficamente mi porta in un mondo che amo, che è Fellini, e tutto quel periodo lì. E quindi ho scritto tenendo presente questa cosa qua. Non mi piaceva l'aspetto camorristico, le bande, le faide, ci esistono, ne parlano già tantissimo, tante persone. Però esiste un lato che tipo mi piace quando vedo un femminello, come ne parlavamo prima, che c'è una calza a rete talmente tirata da queste gambe che è trasparente e fa dire questo culillo piccolissimo, sta di battere spagnolo, dico no, ma lui con questa maglietta le guardate, dico è bellissimo, tutto ciò. Che ce ne facciamo di New York, puro, no? Non lo teniamo qua, cioè portate di mano. E quel lato là mi fa scipazzi.